Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo nuovo unboxing, come potete vedere, si tratta della Dark Souls 2 Collector Edition per PC. Per PC è uscito praticamente oggi. E insieme c'era questo fumetto che poi andremo a vedere più tardi. Quindi adesso cominciamo ad analizzare la confezione. Su questo lato c'è questa finestra plastificata di cui si vede dentro appunto l'action figure del nostro personaggio di ben 30 cm che poi andremo a vedere. Da questo lato invece abbiamo una parte che dovrebbe essere l'elmo del nostro personaggio, la spada e un guanto, diciamo così. Da quest'altro lato invece ci sono, vabbè, Spingiti oltre la morte, alcune scene di gioco, il contenuto di questa Collector Edition che contiene appunto la steelbook, una mappa del gioco in stoffa, il gioco, la colonna sonora, la nostra statuetta di 30 cm, l'artbook e dei contenuti extra che dovrebbero essere appunto 5 scudi e 5 armi aggiuntive. E da quest'altro lato invece abbiamo praticamente il nostro guerriero messo di spalle praticamente per intero. Ora quindi andiamo a vedere cosa ci sta qui dentro. E qua sopra niente, c'è la scritta Dark Souls 2. Qua togliamo questa, diciamo, sovra custodia di plastica, che la mettiamo via e andiamo a vedere l'interno. Appena si apre subito viene mostrata la steelbook, che viene raffigurato lo stesso personaggio che c'è sul lato, però questa volta a colori, che però andiamo a vedere poi dopo. Poi il bellissimo artbook, che anche questo andremo ad analizzare con calma perché non ci sta dentro nella cosa. Qua dovrebbero esserci le istruzioni per l'assemblaggio della spada, della statuetta, eccetera eccetera. La nostra mappa in stoffa. Qui abbiamo un vassoio porta noccioline. Scherzo, non so cosa sia. Qua si apre il nostro e qua c'è dentro la statuetta che vado a tirar fuori. Scusate il bordello, ma ci sarà un bordello assurdo. Qui dentro non c'è più nulla, quindi andiamo a mettere via il tutto. E qui c'è appunto la statuetta, statuona, l'action figure praticamente del nostro guerriero, che poi andremo a vedere nel dettaglio. Ma ora facciamo sparire un po' di roba, tipo magari il cartoncino. Ok, dopo aver fatto sparire diciamo tutto, iniziamo ad analizzare questo bellissimo artbook, dove qua viene raffigurato appunto l'elmo, la spada del nostro personaggio guerriero, chiamatelo come volete. E da questa parte diciamo c'è un continuo, infatti se io lo apro vedete che è fichissimo, veramente fatto bene, questa steelbook fantastica. Qua vabbè c'è il disco di gioco, i bonus, scartellino dei bonus, altro disco di gioco, dove qui viene raffigurato qualche altro scenario di gioco che poi comunque andrò a mostrarvi meglio. E qui abbiamo la colonna sonora. Ok, poi qui abbiamo il nostro artbook,
cambiare insieme. Guardate che bello. Purtroppo riflette un po', ragazzi, però cercherò dopo eventualmente di... Ecco, se lo tengo così. Ecco qua. Purtroppo è un po' difficile trovare una posizione. Comunque vedete qua, è veramente bellissimo questo artbook. Ormai, come sapete, io sono veramente patito per le... per queste collector, quindi diciamo che quando ho visto che arrivava ho optato nel prenderlo per PC, perché diciamo un gioco nuovo ho giocato su vecchie console, non lo so, non mi sembrava, allora ho detto aspetto un po' di più e lo prendo per PC, e così almeno. Adesso qua, ragazzi, vi sto un po' spostando l'inquadratura, ma guardate qua che bel paesaggio. Veramente fatto bene. Adesso magari ve lo lascio un po' a vedere a voi. E qua praticamente c'è la nostra, diciamo, mappa messa su tipo stoffa, come potete vedere, tipo una stoffa, e c'è la mappa del nostro gioco praticamente. Veramente bellissima. Ok, come dicevo, c'è anche il fumetto. Questo fumetto che ha praticamente la copertina tutta bella colorata, però il fumetto è in bianco e nero. Come potete vedere, Dark Souls 2. Dal 14 marzo, però vabbè, perché ci è arrivato adesso, non vi faccio vedere niente, solo alcune pagine sono in bianco e nero. Ok ragazzi, come potete vedere siamo arrivati al punto forte, ovvero l'action figure, e guardate che figata. Praticamente tipo qua c'è il materiale tipo plastico, cioè non è tipo plastica, sembra tipo alluminio, ma tipo alluminio anche l'elmo. Veramente fatto bene, le sue spade eccetera eccetera, la base alta 30 cm, veramente enorme, ma fatta veramente bene. Adesso ve la giro così potete vedere anche il dietro. Non farò gameplay, almeno non penso, però magari qualche let's play così qua e là, vediamo. Ok ragazzi, eccoci qua alla fine di questo unboxing, spero che vi sia piaciuto e niente, vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti da Genetic DNA.